Ciao amici del Legnano Basket, dopo la storica vittoria con Treviso siamo qui oggi con Daniele Cassioli. Si sa che dietro una grande squadra c'è sempre il lavoro di tantissime super persone e Dani è uno dei nostri collaboratori molto importanti che stanno sempre dietro le quinte. Ciao Daniele. Ciao. Raccontaci un po' quello che tu fai all'interno della società. Come stanno i ragazzi dopo questa importante vittoria che è stata anche molto dispendiosa dal punto di vista energetico? Allora, tanto ciao a tutti e grazie di essere, insomma, di ascoltarci. Io sono il fisioterapista appunto della squadra, quindi mi occupo di tutto ciò che è la salute, diciamo così, dei ragazzi, soprattutto di coloro che non stanno bene. Questa settimana è stata una settimana molto intensa, poi sempre quando alle porte c'è una partita così importante, tutti vogliono essere al top e avere la condizione migliore. Comunque la partita, la soddisfazione ci ha ripagato assolutamente degli sforzi profusi in settimana, a parte Frasso che riprenderà pian pianino da domani ad allenarsi gradatamente col gruppo. Abbiamo avuto un po' di defezioni per Matte e Martini che aveva un po' di fastidio alla schiena, ma tendenzialmente siamo tutti molto bene, loro soprattutto stanno bene. Ottimo, quindi siamo carichi per affrontare la prossima partita, direi. Assolutamente, assolutamente sì. E ti senti un po' di incarnare lo spirito del guerriero che tanto caratterizza questa società? Ma sicuramente sì, sicuramente c'è da dire che la società in tutti noi è cresciuta tantissimo in questi ultimi 2 anni. Questo doppio salto di categoria penso che abbia dato a ognuno di noi nel lavoro che svolge quotidianamente per Legnano una consapevolezza maggiore, e partite come quella di domenica ne sono la prova. Quando vai in realtà del genere ti rendi conto che sei una squadra, comunque una società del livello di squadre che hanno fatto la storia di questo sport, è assolutamente una soddisfazione enorme. Per quanto riguarda me, sicuramente la voglia sempre di cercare di dare loro il massimo dal punto di vista delle terapie, della presenza anche psicologica. Si sa che quando un giocatore non sta bene non può lavorare, è come per una persona che lavora in ufficio prendersi dei giorni di malattia, quindi non si è mai sereni e contenti. Quindi da questo punto di vista sicuramente il nostro compito è proprio quello di dar loro la migliore situazione psicologica e fisica che sia possibile, insomma. So che ti sei laureato con 110 e lode in fisioterapia. Quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato nel tuo percorso universitario? Nel percorso diciamo che all'inizio già la scelta dell'università è stata problematica, perché non vedendo alcune università erano comunque un pochettino, diciamo così, scettiche del fatto che io potessi arrivare a termine della mia carriera universitaria. C'è un'università per non vedenti a Firenze, ma io ho deciso, insomma, avendo fatto dall'asilo al liceo delle scuole normali, di fare una scuola, un'università completamente normale, anche proprio per stare in zona, quindi stare a casa, vedere comunque sempre i miei amici, eccetera eccetera. Mi sono laureato appunto a Varese, ho trovato sicuramente persone super, perché da un punto di vista umano mi hanno aiutato molto, mi hanno dato tutti gli strumenti possibili. C'è da dire purtroppo in generale che è comunque un capitolo, un tasto un pochettino delicato, perché per una persona che non vede la fisioterapia può essere una delle professioni più facilmente fruibile, purtroppo però dall'altra parte si fa un po' fatica. Già i test d'ingresso hanno delle difficoltà oggettive, perché hanno delle domande grafiche, piuttosto che magari a volte mancano ausili proprio didattici, tridimensionali per la comprensione dei muscoli, eccetera eccetera. Quindi queste sono state sicuramente difficoltà oggettive che ho incontrato, e ne parlo proprio perché spero che i miei colleghi futuri non incontrino le stesse difficoltà, diciamo. Come riesci a sopperire alla mancanza della vista nel tuo lavoro? Questa mancanza ti porta anche a una maggiore sensibilità dal punto di vista del tatto? Sicuramente sì, ci sono pro e contro, nel senso che la sensibilità tattile sicuramente è più sviluppata per forza di cose. Già la lettura del Braille, che è la nostra scrittura, per una persona che vede è praticamente non percorribile. Chi vede legge il Braille guardandolo, mentre noi lo tocchiamo, quindi questo è
per forza di cose così proprio anche nella vita di tutti i giorni. Ci sono però delle altre difficoltà, come per esempio nel caso di uno sportivo, quando riprende a fare l'attività di tutti i giorni, rendersi conto magari di come fa un gesto tecnico, di come corre, eccetera, eccetera. E lì subentra un pochettino l'esperienza, abituandosi a trattare poi con determinate patologie, con determinate problematiche, per esempio su una problematica di crociato, quando rimetti il paziente a correre sai già cosa aspettarti e quindi cosa già andare a correggere. E poi ovviamente ci sono i collaboratori che fortunatamente ci vedono e quindi a volte si può anche chiedere qualche, diciamo così, dritta o comunque cosa loro vedono sullo sportivo che si sta trattando, su, in generale sul paziente che si sta trattando. Mi hanno raccontato i ragazzi che ogni anno li porti a fare una cena al buio. Raccontaci di questa esperienza che io trovo fantastica. La cena al buio è una vera e propria figata, perché si inverte un pochettino quello che è l'abitudine delle nostre dinamiche quotidiane, perché quando siamo in trasferta sono sempre io che chiedo a loro magari dove sono le cose, di aiutarmi, imparo gli spogliatoi dei vari palazzetti, all'inizio cerco sempre un pochettino di imparare come è strutturato lo spogliatoio, eccetera eccetera. Invece in quel contesto lì è tutto invertito, si spegne una luce ma cambia completamente tutto. I ragazzi fanno veramente, per far 3 metri camminando sembra che stiamo facendo i chilometri, perché è proprio una dinamica, una situazione che non vivi mai, quindi non sei abituato. Oltre al fatto che io dico sempre a loro, tante volte mi dicono: oh, mi sono stufato, sta carne a un certo punto l'ho presa in mano, me la sono mangiata con le mani. E la loro fortuna è che tutti sono al buio lì e quindi una roba del genere la si può fare. La mia invece, la mia sfiga è che quando magari sono fuori al ristorante a mangiare non posso fare una roba del genere e quindi è ancora più complesso. Però è un'esperienza stupenda, che oltre a far gruppo veramente fa un pochettino immedesimare loro in quella che è la mia situazione e un pochettino permette a me di prendermi alcune rivincite su di loro, diciamo così. Oltre a essere un fisioterapista sei anche un atleta. Ho letto sulla Gazzetta che sei fra i finalisti del Gazzetta Sport Awards. Raccontaci di che cosa si tratta e qual è la tua emozione in questo momento. Ma questo è stata veramente la ciliegina sulla torta di un anno fantastico, perché a parte arrivavo già dai mondiali in California che sono andati molto bene, ho sciato bene, ho vinto 5 medaglie d'oro, soprattutto in casa degli americani che sono un po' i genitori dello sci nautico, che è il mio sport, e quindi trovarmi in questa diciamo finale con dei campioni veramente di tutti i vari sport paralimpici non è stata una grandissima soddisfazione. Il concorso fondamentalmente si partiva da 10 atleti per diverse categorie, c'è appunto lo sportivo dell'anno, sportiva dell'anno, l'atleta paralimpico dell'anno, poi c'è la performance dell'anno, quindi è proprio come un Oscar, da lì il nome di Sport Awards. E per ogni, diciamo, per ognuna di queste classifiche sono stati poi tramite una votazione designati i primi 3 di ogni categoria, e io sono fiero e contento di far parte dei primi 3 della categoria appunto dell'atleta paralimpico. C'è in corso un'altra votazione, quindi mi raccomando tutti quanti, c'è in corso un'altra votazione proprio sul sito di Gazzetta Sport Awards che designerà poi il vincitore. Oltre a questo però è proprio bello, intanto è bello perché sono insieme a me ci sono altre 2 persone speciali e fortissime nei loro sport, ma è proprio anche un'opportunità per leggere storie incredibili. Anche nel premio per il fair play ci sono storie bellissime, cioè è proprio una panoramica sullo sport italiano di questo anno 2015. Io ho una curiosità, ma come mai hai deciso di intraprendere questo sport? Detta proprio banalmente, non hai paura? Paura sì, ho paura e questo mi spinge a farlo, soprattutto il salto, perché lo sci nautico si divide in slalom, figure e salto. Lo slalom è quello che faccio fin da piccolino, la barca va a 58 km all'ora, ma lo sciatore raggiunge una velocità di 85-90 km orari per andare da una boa all'altra. E quindi questa adrenalina che c'è anche appunto, come dicevo prima, nel salto, dove tu comunque ad occhi chiusi, nel mio caso, vai verso una rampa con la barca che va a 54 km orari, prendi una rampa
rampa e fai i salti intorno ai 20 metri. E però questa paura qui è proprio quella che ti mette la voglia di sfidarti un pochettino e di vincerla un po', questa paura, no? Quando io da piccolino un po' facevo diversi sport, ho provato diversi sport, questo era lo sport che più mi trasmetteva questa sensazione. Pur non vedendo, diciamo così, avevo accesso a un'emozione incredibile, che era quella proprio dell'aria, del dover esprimere un'esplosività fisica e anche proprio la capacità di un pochettino sfidarsi, anche cadendo a volte, anche rischiando anche di farsi male. Ma io dico sempre che anche atleti che vedono saltano e si fanno male, quindi è un rischio che vale per tutti, non solo per me. Vuoi ricordarci come facciamo per votarti? Allora, per votarmi bisogna andare io ho postato un pochettino sui social, anche Legnano come società mi è stata molto vicina in questa diciamo campagna elettorale, se così si può chiamare. E comunque basta andare appunto sul sito di gazzettasportawards.it, c'è la sessione dedicata, bisogna registrarsi, ma è una cosa semplicissima, non, insomma è un sito a livello nazionale, quindi non è un sito che diciamo così specula su questo tipo di registrazione. E poi si votano. Oltre appunto alla mia categoria, che è l'atleta paralimpico, ci sono le altre categorie dove ci sono appunto i migliori tre di ogni categoria, scelti sempre dal pubblico un paio di settimane fa. Votiamo tutti per Daniele, noi incrociamo le dita per te. Spero che questa intervista possa essere da stimolo a tutti i giovani atleti per imparare a superare e a vincere i propri limiti. Noi ci salutiamo, ci vediamo la prossima settimana, vi aspettiamo numerosi domenica al Palazzetto.